Lo statuto è un punto miliare della trasformazione culturale perché lega risultato, motivazione e benessere. Per anni sul risultato le organizzazioni sono state in grado di fare partita, ma adesso la cosa importante è quella di sviluppare motivazione e benessere delle persone. Saranno loro il motore del cambiamento. Segna il cambiamento perché mette al centro il tema della formazione, mette al centro il tema della qualità del lavoro, guarda all'esterno. Siamo impegnati, l'azienda in particolare, a fare in modo che certi comportamenti siano orientati all'attenzione totale alla persona. Ecco, io non ho dubbio, sarà un modello irreversibile. Il nostro obiettivo era quello di valorizzare la persona, però all'interno sempre di un contesto, diciamo, di unità dell'azienda. Lo statuto della persona parte da una sorta di svolta culturale, contaminare virtuosamente tutto l'ecosistema che lavora con l'azienda, quindi le imprese che lavorano con le aziende, le comunità nelle quali e per le quali le aziende operano. La comunità Enel è stata coraggiosa e innovativa perché è riuscita a trovare alcuni valori dai quali costruire, appunto, fare comunità e costruire l'organizzazione del lavoro del futuro. Segna il passo su una modalità partecipativa che responsabilizza sia le organizzazioni sindacali ma dall'altra parte anche le aziende. Credo di aver letto il desiderio da parte di altri capi del personale di essere contaminati da questo statuto della persona, forse è la cosa più bella della giornata di oggi. Per le altre aziende questo, secondo noi, deve rappresentare un inizio, un percorso. Qualcosa che ovviamente il mondo del lavoro tutto insieme dovrà considerare, dovrà adottare proprio nell'ottica di rafforzare anche la motivazione, l'inclusione e la partecipazione delle persone. Perché alla fine le persone che lavorano bene, si sentono bene, apprezzano la cura dell'azienda, quindi sono molto più motivate e più felici. Ecco il perché di questo statuto: liberare flessibilità, autonomia, responsabilità delle persone e non tornare indietro. Con le persone motivate le aziende sono veramente qualcosa di irraggiungibile, creano benessere nella società. Grazie.